Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Rete 55. Al nuovo stadio di Varese potrebbe pensarci un cantorino. Dentro le buste aperte negli uffici comunali è spuntato il nome di Pierluigi Marzorati, storico playmaker della squadra comasca, che con la sua società vuole provare a farsi carico dell'opera attesa e bramata da tutta la città. Da Milano e da Cantù la seconda proposta per il nuovo stadio di Varese. Sono state aperte in comune le buste dei soggetti interessati, nelle quali è uscito il secondo concorrente per la riqualificazione del Francossola. Si tratta di un'accordata composta dalla SFRE di Milano, società di Project Construction Management, nata nel 2016 dalla volontà dell'ingegner Filippo Salis, insieme a PFMM Partners di Cantù. E il riferimento al grande rivale cestistico di Varese non è un caso, visto che la società comasca fa riferimento alla persona di Pierluigi Marzorati, storico playmaker canturino. Questa seconda proposta va quindi a sfidare la prima di Aurora Stadium e Città di Varese, ora entrambe soggette alle valutazioni tecniche. Nell'interesse di Marzorati non può che esserci anche il palazzetto, con lo studio di fattibilità per l'intera area. A Saronno e nell'area nord-ovest di Milano, Monza e Brianza, si rischia di non poter andare al lavoro perché l'autobus non transita più e senza avvisare. Air Pullman ha fermato le corse per tutta l'estate, provocando la rabbia di utenti e datori di lavoro, tra questi anche Mauro Vitiello. Lasciati a piedi senza preavviso, è accaduto ad alcuni giovani lavoratori abituati a muoversi sui bus della Air Pullman, società di trasporti attiva tra l'area nord-ovest di Milano, Monza Brianza e il Saronnese, che oggi scatena le ire di un imprenditore molto noto nel Varesotto, Mauro Vitiello, titolare di un'azienda di Carano Pertusella e punto di riferimento per alcuni tra coloro che sono rimasti a terra. Quanto accaduto è inaccettabile, attacca. Alcuni dei nostri ragazzi, tra i quali una persona in difficoltà, sono giunti alla fermata come sempre e hanno atteso invano che il pullman arrivasse. Quando un genitore ha telefonato per chiedere lumi, gli è stato detto che il passaggio è stato sospeso per l'estate, vista la carenza di passeggeri. Così, da un giorno all'altro, senza alcuna informazione. Forse, chiosa Vitiello, qualcuno dimentica che un servizio di interesse pubblico è tale solo se si è in grado di garantirlo. Rimandato a settembre, verrebbe da dire in ambito scolastico, rimandato come sindaco di Varese Davide Galimberti, almeno nelle parole di Emanuele Monti, che ha fatto le pulci al primo cittadino su tutti i punti caldi che scottano il capoluogo. Un'autopromozione sganciata dalla realtà. Così Emanuele Monti definisce l'uscita pubblica del sindaco di Varese, che lo scorso weekend alla festa della Schirana ha tracciato un bilancio più che soddisfacente dei suoi 8 anni di mandato. Galimberti si promuove da solo, sentenza il consigliere regionale e comunale leghista, il quale attacca: Varese sta vivendo un forte declino, come confermano i cittadini e il recente sondaggio del Sole 24 Ore, che piazza Galimberti tra i 15 peggiori sindaci d'Italia, con un gradimento ben al di sotto del 50% e calato di quasi 5 punti percentuali in un solo anno. Del resto, aggiunge, basti citare le tante magagne del capoluogo, il degrado in zona stazioni, le piazze di spaccio, il mercato in Piazza Repubblica che ha portato solo traffico e sporcizia, le opere in ritardo o realizzate male, insomma una bocciatura senza se e senza ma. Nonostante queste giornate di caldo, c'è qualcuno che non ha smesso di mettersi a disposizione per il bene pubblico. Così il CAI Senior, scope, bidoni e palette alla mano, ha ripulito l'intera via del Sacromonte. 5 ore filate di fatica dalle 7 del mattino alle canicolari 12. Ancora una volta i volontari hanno fatto la differenza mettendosi a disposizione del Sacromonte e dell'intera comunità varesina. Obiettivo: tenere pulita la via delle cappelle. In azione, nonostante il gran caldo, il CAI Senior, che si è preso cura del tratto di via sacra tra l'ottava cappella e il santuario. Prossimo appuntamento lunedì 5 agosto, ancora tra le 7 e mezzogiorno, quando gli stessi ammirevoli ripulitori concluderanno l'opera concentrandosi sul sentiero tra la prima e la settima cappella. Sulla scia della giornata in piazza di Croce Rossa Varese vi proponiamo alcuni momenti formativi di grande importanza. Cominciamo con l'aiuto del volontario Antonio a capire come si pratica un massaggio cardiaco. Abbiamo una persona a terra, ci avviciniamo, delicatamente la scuotiamo. Signore, mi sente, mi sente? Se la persona non risponde, controlliamo che ci sia respiro. Se non c'è respiro e la persona è incosciente, cosa fondamentale, chiamiamo subito i soccorsi, facciamo allertare i soccorsi e partiamo subito col massaggio cardiaco. Per cui vede dove finisce lo sterno, un dito, posizioniamo la mano in questa maniera e partiamo con le compressioni. 5,
7, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Perché il rapporto delle compressioni è 30 compressioni e 2 insufflazioni. Per cui se è una persona che lei conosce, magari una persona della sua famiglia, può fare le insufflazioni perché si fanno con la respirazione bocca a bocca. Se invece si trova per la strada, non conosce la persona, al limite può evitare di fare le insufflazioni. Deve andare avanti sempre però con le compressioni. Vuol provare a fare le compressioni? Allora, si inginocchi con le gambe vicine. Qua? Sì, sì, è la stessa cosa. Però deve essere così, benissimo. Praticamente dove finisce lo sterno mette un dito e posiziona la mano. Questa è la posizione ideale. Poi incrocia le dita, le posiziona sullo sterno e con le braccia devono essere perpendicolari, perché deve fare forza con le spalle. Perché se lo fa con le braccia praticamente si stanca subito. Vado? Vada. Il comune di Cassano Fuori da Sieco, il sindaco Pietro Ottaviani va all'attacco. Dopo l'espulsione decisa dalla società di servizi intercomunali ecologici, il primo cittadino ha difeso il proprio operato e ha puntato il dito contro i disservizi disattesi. Sieco, scrive l'amministrazione, non è ancora riuscita a chiarire consistenti distonie sia in termini di maggiori costi a carico del comune di Cassano sia in termini di contenuto del servizio che dovrebbe svolgere. Il comportamento di Sieco è addirittura poco discutibile, ci riserviamo ogni ulteriore considerazione e tutela nell'interesse dei nostri cittadini. Prosegue spedito invece il piano asfaltature del comune di Varese, occhio però agli ingorghi in mezzo ai cantieri. Si sta lavorando nell'area del centro con la fresatura già conclusa in via Veneto, Corso Moro e via Morosini. Su via Milano invece di fronte alla stazione si viaggia una sola corsia tra i semafori e i mezzi in movimento provocano qualche disagio, specialmente nelle ore di punta. Il palo pericoloso di Corso Sempione a Busterzizio è stato finalmente sistemato. Dopo la segnalazione diffusa da Rete 55, gli addetti ai lavori sono entrati in azione, hanno tolto di mezzo il pilastro di cemento arrugginito e corroso dalle intemperie. Grazie dei cittadini che più volte avevano provato a fare una segnalazione senza però fino ad oggi ottenere il risultato sperato. E noi siamo ben contenti di aver potuto dare una mano. La festa di Sant'Anna ha colpito ancora grande affetto a Castagno Magnago per un appuntamento che continua ad avere la capacità attrattiva di un tempo non senza guardare al futuro e al nuovo. Quest'anno un gemellaggio gastronomico con la Puglia. Strade chiuse, parcheggi finiti, migliaia di persone a piedi con un'unica meta, a sorvegliare i volontari della protezione civile, alpini, carabinieri in congedo insieme a polizia locale. C'è chi ritrova concittadini, amici, vicini che non vede da tempo, chi fa la fila per mangiare buon cibo e divertirsi, chi per passeggiare curiosando tra i mercatini organizzati da Scodinzola o solo per assistere allo spettacolo pirotecnico tanto atteso. È l'effetto festa di Sant'Anna a Cassano Magnago, che nella 4 giorni organizzata per la prima volta dal Comune in collaborazione con CMS, Vivi Cassano e alcune associazioni del territorio ha colpito nel segno anche nella nuova edizione di quest'anno tutta pizzica e tarante. Per noi è fondamentale la sinergia tra i commercianti e le nostre associazioni del territorio. Vogliamo sempre fare meglio e quindi nel futuro continueremo a lavorare in questo senso. Un onore per noi partecipare a Sant'Anna, un evento che comunque va da anni. Quest'anno ci siamo buttati anche noi in questa grande avventura. Innanzitutto devo ringraziare sicuramente il gruppo Sant'Anna per tutto quello che ha fatto in questi anni e quest'anno abbiamo voluto portare una novità grazie a CMS e abbiamo fatto una cosa che a quanto pare vedere l'affluenza della gente, la gioia che si vede. Allora, abbiamo visto all'opera una protezione civile di Cassano sempre in prima linea anche alla festa di Sant'Anna, un gruppo che si allarga sempre di più, soprattutto grazie ai giovani.
La protezione civile di Castelnuovo Magnago, sempre pronta e presente agli eventi importanti per la città, da ieri due nuovi componenti. Si chiamano Samuele e Mauro e sono le due nuove new entry del gruppo. Attualmente il gruppo è composto da 22 elementi, è un gruppo abbastanza sostanzioso se vogliamo, attivo assolutamente sulle emergenze e chiaramente presente negli eventi dove c'è necessità di avere la protezione civile. Oltre ai volontari in vista anche nuovi fondi e mezzi di supporto, come spiega l'ex coordinatore e fondatore della protezione civile cittadina Roberto Saporiti. Il gruppo comunale potrà godere di un mezzo nuovo. Oltre a questo sicuramente avremo modo di acquistare anche altra attrezzatura, ovviamente in base ai fondi, in base alle necessità del territorio. Come si diventa volontario e soprattutto che cosa spinge anche i giovani a diventare volontari in protezione civile? Ah, per diventare volontari in realtà serve ben poco, cioè serve solo voglia di mettersi in gioco, voglia di stare in un gruppo e soprattutto dare una mano al territorio e alle persone del territorio stesse. Quello che mi piace di più è stare insieme a un gruppo che ormai insomma reputo come una famiglia, sono 6 anni che li conosco e ci conosciamo e siamo affiatati, riusciamo veramente a stare, a lavorare bene insieme, a essere efficienti soprattutto su quando serve. E quello che mi spaventa di più sono, non so, le prossime sfide, diciamo, le prossime emergenze che ultimamente con tutti i problemi che ci sono riguardo anche al clima, riguardo agli eventi estremi che stanno avvenendo, che colpiscono anche la nostra città e anche la nostra provincia, e questo sicuramente è una cosa da tenere conto in cui bisognerà impegnarsi sempre di più, ecco. Per alcuni la storia studiata sui libri può essere noiosa, ma è importante per tutti conoscerla e non dimenticarla. Allora c'è un'associazione che si è proposta di far rivivere vicende, battaglie e protagonisti attraverso le rievocazioni, l'Almea di Gallarate. Divulgare la storia attraverso qualsiasi mezzo, purché se ne parli. Oltre a studi e approfondimenti, infatti, esistono altri modi per esaminare e ricostruire aspetti civili e militari che hanno caratterizzato un'epoca, come le rievocazioni storiche. A interpretare vicende, tradizioni, costumi e abitudini del passato se ne occupano associazioni storico-culturali specializzate nella ricostruzione del passato, come l'Almea di Gallarate, fondata dal Bustocco Andrea Cavalli, che pone particolare attenzione su eventi accaduti nel 1200, nel 1600 e sulle atmosfere del Risorgimento italiano. Vestendo i panni dei protagonisti che hanno vissuto e fatto la nostra storia, gli iscritti interpretano le diverse epoche calandosi in quelle lontane realtà che sono bagagli di identità, memoria e cultura. Da qualche anno a questa parte si parla di public history, ovvero di divulgare la storia attraverso qualsiasi mezzo. Obiettivo è proprio quello di rendere la storia più appetibile a tutti, farla toccare con mano, perché ovviamente quando si va a ricostruire un abito è fisicamente in mano e quindi lo si può mostrare e far vedere, e in modo tale da far sì che la gente, magari una volta tornata a casa, possa andare a ricercare qualcosina. In quel momento abbiamo centrato l'obiettivo, perché abbiamo creato quindi curiosità che una persona di sua spontanea volontà ha deciso poi di approfondire. Passiamo ora allo sport e iniziamo con il calcio. Ufficialmente iniziata la nuova stagione della Varesina agli ordini di Marco Spilli. Grande attesa per una stagione che si prospetta da protagonista in Serie D, con la speranza del grande salto tra i professionisti con indosso il nuovo main sponsor MSC Crociere. Giovedì 25 luglio si è ufficialmente alzato il sipario sulla stagione della Varesina. Al centro sportivo di Cairate le Fenici si sono radunate per il primo allenamento agli ordini di mister Marco Spilli, con la determinazione di voler da subito gettare le basi per una grande annata. L'eclatante novità riguarda il nuovo main sponsor societario, MSC Crociere. La partnership con il colosso della navigazione, sponsor del Napoli, non può che inorgoglire la famiglia di Caro, a testimonianza di come la Varesina abbia ormai raggiunto un certo status a livello nazionale. Lo sguardo va però ovviamente al campo, dove la squadra costruita dal direttore sportivo Damiano Micheli ha iniziato a sudare. Spilli dimostra di avere le idee chiare. I primi giorni serviranno a conoscere le caratteristiche dei giocatori per adattarle al meglio alle esigenze di squadra. La Varesina entro 3 anni vuole raggiungere il professionismo e già dalla prossima stagione sarà destinata a competere per le prime posizioni. In che girone? Non importa. Ciò che conta è la propria identità e la voglia di dare il massimo, qualità che porteranno la Varesina sempre più in alto.
Dopo tante tribolazioni, domani sera si torna a galoppare all'ippodromo di Varese, 6 le corse in programma dalle ore 18, dopodiché verso le 21 è prevista una sorta di collaudo. 3 cavalli effettueranno galoppi in pista per mettere alla prova l'impianto luci in vista delle serali previste per agosto e settembre. Sabato sera è invece in programma il tradizionale premio Borghi e Criterium, si riapre così un appuntamento che tra l'altro prevede gli altrettanto attesi premio Ermoli il 3 settembre e Gran Premio Città di Varese il 7 di settembre. Davvero tutto, non prima di avervi raccontato quella che sarà la serata in compagnia di Rete 55. Alle ore 21 il film Accadde al penitenziario, alle 23 Mi piace Talk, alle 23:30 invece Una famiglia quasi perfetta. È davvero tutto, una buona serata naturalmente in compagnia di Rete 55.